Spegnete tutte le luci intorno a voi, chiudete la porta della vostra stanza. È consigliabile anche indossare un paio di cuffie. Ed ora immaginate di trovarvi da soli in una foresta di notte. L'unico rumore che sentite è il vento che soffia fra i rami degli alberi ed il suono dei grilli e degli animali che vi circondano. Se avete immaginato tutto questo, beh, preparatevi, perché state per vivere un'esperienza spaventosa. Infatti, sto per raccontarvi una delle leggende più terrificanti esistenti. Probabilmente, dopo aver sentito di questa leggenda, non oserete mai più scattarvi una foto con la fotocamera del vostro telefono. A questo punto non mi rimane che dirvi di lasciare un mi piace, raggiungiamo 6.000 mi piace a questo video e vi porto un'altra leggenda spaventosa. Essendo la storia lunga, mi aiuterò leggendola sul mio iPhone. Tutto ebbe inizio così. Un oggetto misterioso apparve improvvisamente sulla Terra. Sembrava come essere comparso dal nulla. Aveva sembianze familiari. Sembrava proprio uno smartphone, uno di quelli di ultima generazione. La leggenda parla di un ragazzo che ebbe la sfortuna di trovarlo. Un cellulare a terra nel bel mezzo del nulla. Non poteva essere cascato dalle tasche di nessuno, era vuoto lì intorno. Così il ragazzo lo raccolse e lo mise in tasca. Pensava fosse il suo giorno fortunato, ma non era così. Stranamente, il telefono non aveva alcun PIN, né alcun numero da contattare per restituire il telefono indietro. La rubrica era vuota. Oltre le applicazioni di default presenti nel telefono, c'era installata una sola applicazione. Il suo nome era Reverse Camera. Un'intera schermata per un'unica applicazione. È come se il telefono stesse dicendo: apri quest'app, apri quest'app. Così il ragazzo, incuriosito, aprì quell'unica applicazione. Sembrava fosse un'applicazione normale all'inizio, una di quelle applicazioni per la fotocamera con molti effetti. L'unica stranezza che notò è che quando si apriva l'applicazione si riceveva un messaggio di avviso con scritto: attenzione, prima di scattare la foto, ricordarsi che dopo 12 ore l'immagine sarà permanente. Il ragazzo non riusciva proprio a capire che cosa significasse questa frase. Decise di usare lo stesso l'applicazione a proprio rischio e pericolo. L'app aveva tre funzioni. La prima era una di quelle che permetteva di mettere quei filtri divertenti che è possibile trovare su Snapchat o applicazioni anche come Instagram. L'unica differenza è che era presente un solo filtro. Il ragazzo scattò una foto. Ciò che vide però lo spaventò a morte. Il filtro era veramente molto realistico. Talmente tanto, nella foto era possibile vedere il volto del ragazzo trasformato in un mostro. Una prima foto si aggiunse al rullino fotografico di quel telefono. La seconda funzione di quella misteriosa app era il Face Swap, ovvero la funzione che permetteva di scambiare le facce fra due persone. Lui non poteva usare questa funzione, era da solo, e poi doveva tenere il telefono per inquadrare bene le due persone e scattare l'immagine. Così decise di scattare la foto a suo padre e sua sorella. Il risultato fu assurdo, il face swap era incredibilmente realistico. Nella foto sembrava davvero che il volto della sorella fosse nel corpo del padre e che il volto del padre fosse nel corpo della sorella. Il risultato era talmente reale che la foto non era simpatica, anzi, spaventava e metteva i brividi. Una seconda foto si aggiunse al rullino fotografico di quel misterioso telefono. L'ultima funzione era semplicemente una fotocamera. La fotocamera normale, senza alcun effetto, nessun filtro, solo una semplice fotocamera.
Così il ragazzo, sorpreso dalla qualità incredibile delle foto, decise di scattare, di fare un ultimo scatto. Un ultimo scatto all'ultimo componente della famiglia rimasto, ovvero sua madre. C'era un problema però, la madre del ragazzo non amava farsi scattare le foto. Così, appena dopo aver visto la foto, la mamma prese il telefono e la eliminò. Ormai era ora di andare a dormire. Il ragazzo spense il telefono e lo posò sul comodino, senza curarsi troppo di quell'avviso che si mostrava ogni volta che apriva l'applicazione. Attenzione! Prima di scattare la foto, ricordarsi che dopo 12 ore l'immagine sarà permanente. Qualche ora dopo, il ragazzo si svegliò nel sonno. Aveva una sensazione strana. Sentiva il viso caldo, come se stesse indossando una grande maschera sulla faccia. Così, in preda al panico, si alzò dal letto, corse immediatamente in bagno e appena si guardò allo specchio, capì che era troppo tardi. Aveva capito ormai il significato di quella frase che l'applicazione ripeteva così spesso. Vi ricordate? La prima foto scattata era di lui con quel filtro spaventoso. Un filtro che era diventato realtà e che ora non poteva più togliere. Quel mostro orribile che prima lo spaventò era sulla sua faccia. Poi però si ricordò anche della seconda foto, quella con il face swap. Così corse immediatamente nella camera dei genitori. Stranamente però c'era solo la sorella nel letto. Il ragazzo urlò, la chiamò, la fece svegliare. Non poteva credere a ciò che vide quando la ragazza si alzò in piedi. Il suo corpo era massiccio, grande, alto. Non era quello di una ragazza. Era il corpo di suo padre. Infine, ricordate, c'era anche una terza ed ultima foto, quella che scattò a sua madre, che però fu eliminata. Secondo voi, che cosa è successo alla madre? Risposta A, la mamma è salva. Risposta B, la mamma è morta. Da questo momento avete 10 secondi di tempo per scrivere la vostra risposta qua sotto nei commenti. Vediamo quanti di voi indovinano. Volete sapere la verità? Nessuna di queste due risposte è corretta. Potrebbero essere corrette entrambe o entrambe errate. Perché della mamma, dopo che la foto fu eliminata, non ci fu più alcuna traccia. Era semplicemente scomparsa. Pensate, c'è chi dice che questa leggenda sia vera e che da qualche parte nel mondo si aggiri questo telefono. E c'è chi dice che sia presente anche una quarta funzione. Una quarta funzione di questa reverse camera. Una funzione che permetterebbe di vedere il proprio volto da vecchio. Potete immaginare benissimo che cosa accada dopo 12 ore. Bene ragazzi, la leggenda di oggi è giunta al termine. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un mi piace e raggiungiamo 6.000 mi piace per un altro video spaventoso su un'altra leggenda come quella di oggi. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Seguitemi sul mio profilo Instagram, mi trovate con il nome di Golden Jumpy e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.